spesso si pensa alla Sardegna come la meta perfetta per le vacanze estive, con il suo mare, le sue spiagge, ma altrettanto suggestivo è il cuore dell'isola, che sa regalare esperienze indimenticabili e bellissimi paesaggi. Oggi sono tra le montagne e i boschi della Barbagia, a Nuoro, l'Atene sarda. Animata da un vivace fermento culturale, è stata patria di artisti e intellettuali che hanno portato la fama di questa terra in Europa e nel mondo. Passeggiare nel centro storico è un'esperienza molto rilassante, fra vicoli stretti, cortili e piazzette che si aprono all'improvviso. Qui siamo in un quartiere storico della città. Sì, siamo all'interno di uno dei due centri matrice della Nuoro odierna, siamo a Seuna, che ha dato origine insieme all'altro quartiere Sant'Upredu alla Nuoro medievale dalla quale si è sviluppata appunto la Nuoro di oggi. Ci troviamo di fronte alla chiesetta delle Grazie, un gioiellino architettonico risalente al 1670, come attesta l'iscrizione alla base del timpano, che è fondato da Nicola Dugliumanca, un nuorese, dopo il ritrovamento miracoloso della statua della Madonna conservata al suo interno nelle campagne di Nuoro. Nuoro è la città di Grazia Deledda, premio Nobel della letteratura nel 1926. Proprio quest'anno si concludono le celebrazioni del 150° anniversario della sua nascita. Siamo nel quartiere storico di Sant'Upredu, l'altro centro matrice della città di Nuoro, e proprio davanti alla sua casa. Passeggiando per Sant'Upredu poi possiamo trovare anche una serie di targhe dove vengono riportati alcuni brani tratti dai romanzi di Così di Grazia Deledda. Falling on my head like a memory, falling on my head like a new emotion. Dalle nostre spalle stiamo lasciando la chiesetta della Solitudine, dove dal 1959 riposano le spoglie di Grazia Deledda. E da qui invece si arriva alla montagna dei Nuoresi, l'Ortobene, che Grazia Deledda definiva l'anima nostra. Bella salita, eh? Sì, ma ne vale la pena. Vedrai il panorama da quassù. Spero. Beh sì, ti do ragione, il panorama merita. Siamo a 955 metri sul livello del mare e il panorama spazia su tutta la Barbagia. E questa è la statua del Redentore. È una delle 20 statue che Papa Leone XIII ha voluto per il Giubileo del 1900. Non è vero che l'Ortobene può essere paragonato ad altre montagne, scrive la Deledda. L'Ortobene è uno solo in tutto il mondo.